una festa sulla terrazza della società per celebrare i campioni del remo. Così la Valdesio si stringe attorno a Paolo Gregori, Maria Sole Perugino e Anita Agnassi, che a fine luglio hanno conquistato l'oro iridato a Plovdiv in Bulgaria. È stata dura anche perché comunque il mese di allenamento a Pieriluco è stato molto intenso, e però comunque con tutto il gruppo il tempo passa molto velocemente. Ecco. Progetti? Progetti? In teoria l'anno prossimo dovremmo essere tutte e due al College di Genova di nuovo, e quindi avevamo in programma di allenarci insieme e speriamo di portare la nostra barca fino al raduno. Emozioni belle sicuramente, emozioni forti, perché comunque è un traguardo che arriva dopo una stagione cominciata in salita, sotto alcuni aspetti anche difficile, quindi emozioni forti soprattutto e indimenticabili. Soprattutto indimenticabili quelle medaglie in singolo, perché sono state quelle che ti hanno aperto la porta della nazionale. Sì, appunto, due medaglie ai campionati italiani, uno in categoria Under 23, l'altro categoria invece pesi leggeri, che appunto un bronzo e un argento che mi hanno aperto appunto le porte alla nazionale quest'anno, dopo appunto una stagione cominciata forse non nel migliore dei modi, però conclusa nel modo migliore possibile. Adesso l'anno prossimo comincio l'università a Milano, quindi mi aspetterà un anno intenso tra studi e canottaggio, sperando di riuscire comunque a portare avanti questo sport e questa passione. Risultati che danno lustro al settore, come ha tenuto a sottolineare anche il presidente del Comitato Lombardo Canottaggio, Leonardo Binda, che si è complimentato con gli Under 23 valdesini, ma anche con Miriam Alfano, per la prima volta in azzurro alla Coupe de la Jeunesse, proprio grazie agli equipaggi biancoverdi creati dalla FIG Lombardia, e Matteo Miglioli, che ha preso parte al progetto Let's Row Towards Olympics, selezionato per meriti sportivi e scolastici tra i 16 migliori under 15 azzurri.